fantastico Massimo, il campione, 110.000 euro la sua ghigliottina. Non mi guardare con la faccia quella della, della scalata, concentrati, non ti distraggo, non ti chiedo niente. D'accordo. La cuffia, vi ricordo con grandissimo piacere che stasera, prima serata, è una roba fantastica, c'è la finale di The Voice Senior, colpo di scena, sì, stasera la finale, Antonella Clerici, una fantastica padrona di casa, voci che non conoscono proprio la carta d'identità, delle voci fantastiche che non hanno età, e poi una giuria da sballo, Gigi D'Alessio, Clementino, I Carrisi, il mito, Loredana Bertè, stasera su Rai 1, Antonella Clerici, The Voice Senior, la finale, olè, l'ho detto. E adesso non cantiamo, adesso scegliamo le parole col nostro campione, ghigliottina. Oggi, oppure sempre? Oggi. Ghigliottina. Ripartiamo da sempre. Sempre e poi... Rai. Mai. Rai. Ghigliottina. Io da una parte ti ringrazio per la scelta, perché la nostra... Ma è mai, mai, per quanto riguarda il gioco. Sempre, mai. Quasi. Forse. Quasi. Ghigliottina. Questa è buona. Sempre, mai e quasi. Riuscire o scegli restare? Restare. Ghigliottina. Restare, restiamo con 27.500 euro. L'ultimo assalto, la quinta parola. Miei. Musei. Miei. Ghigliottina. Miei, va benissimo, sempre, mai, quasi, restare e miei. Per 27.500 euro, Massimo. Un minuto da adesso, dai, buona fortuna. Se arriva questo suono vuol dire che bisogna scrivere. Il campione scrive, ha scritto, consegna, sistema il pennarello, la cuffia. E voi a casa, ghigliottiniste e ghigliottinisti, come siamo messi con la parola di questa sera? Sempre, mai, quasi, restare e miei. Già state pubblicando in rete, su Twitter, grazie per l'affetto con cui ci seguite, grazie, 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 grazie. Vai ghigliottiniste, ghigliottinisti, il rito della sera entra nel vivo, il campione ha scritto. Io vado a sistemare la parola che stasera fosse uguale alla tua, Massimo, ti farebbe vincere oltre 27.000 euro, per la precisione 27.500 euro. Se hai indovinato stasera... arriveresti a una vincita complessiva nella tua straordinaria carriera, nella tua vita qui all'Eredità, arriveresti a tondi, tondi, tondi 280.000 euro. Ecco. Beh, speriamo. Io non chiedo, gli altri non te li può toccare nessuno. Questo sarebbe un bel arrivare, anche una bella cifra tonda, ci avviciniamo a Natale, facciamo ancora più festa, festeggiamo con te, le professoresse non vedrebbero l'ora di festeggiare. Ah.
sempre, mai, quasi restare miei. All'inizio un po' incerti, ahimè, abbiamo dimezzato, poi hai trovato la tua strada. Quando vuoi, o prima, dopo, mi commenti, ne avevi in mente 3, 5, 7, l'hai tolte? No, ne mi è venuta in mente subito una. E io, qualche settimana fa, ho scritto amore, che era una bellissima parola. Certo. E l'ho dedicata a tutti voi. E questa sera vi dedico anche, anche questa. Ma quella sera con amore, no, non abbiamo, mi ricordo. No, non, lì non abbiamo vinto. Bellissima grafia, e va bene. Lì non abbiamo vinto, non ho vinto. Però ve l'ho dedicata, quindi è stato comunque un piacere. Stasera sarebbe meglio... Stasera sarebbe meglio vincere con vincere, questa. Ma se la dovessi... dedica ce la prendiamo comunque. Ecco, se dovessi adesso perdere con questa, sarei felice di perdere con una parola splendida. Dedica. Adesso ha scritto vi odio. No, non lo so. Allora, per 27.500 euro, Massimo ha scritto... Per tutti voi, amici. Vabbè, comunque vada. Appunto. Allora, tanta musica e anche cinema, nella mia visione della parola di stasera. No, perché gli indizi, voglio dire, sono curiosi sempre, ma guarda, avverbi. Appunto. Oh. Allora, dopo Mai io mi sono illuminato perché c'è una bellissima canzone di Antonello Venditti che si chiama Amici Mai. C'è un'altra canzone dei Pooh che si chiama Amici per sempre, se non ricordo male. Sicuramente Amici per sempre appare nel ritornello, viene spesso ripetuta. Mi auguro che sia anche il titolo. C'è un film che si chiama Quasi Amici. E poi c'è un capolavoro della commedia al cinema, che è Amici Miei. E quello che mi auguro io, alla fine di questa avventura, con tutti voi, di restare amici. Più o meno. Cosa? Ci starebbero. Ah, no, pensavo più o meno amici. No, 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 cioè, no amici, dice, amici, più o meno ci starebbe. No, no, stavo ricontrollando, stavo ascoltandoti, come sempre, con grande attenzione, soprattutto in questo momento. Quindi tu mi dici, tanta musica, naturalmente essendo un campione di livello altissimo, presenta anche la serata, come uno chef presenterebbe, ci starete per gustare, quindi ha detto tanta musica e tanta cinema. Tanto cinema, i Pooh, mi hai detto amici per sempre. Amici Mai, Venditti, e siamo ancora nella musica, andiamo al cinema. Quasi Amici. Restiamo nel cinema, Amici Miei. E che cinema, Amici Miei. Il maestro Monicelli. E poi com'è? Restare amici, restiamo amici, qualunque cosa succeda, restiamo amici. Restare dai. Amici. Allora, io sicuramente posso rispondere per me. Per Sara Ginevra, grazie per la dedica, sia amore che amici, grazie. Sempre amici, amici per sempre, amici mai, quasi amici, amici miei. Io una cosa che non ti posso garantire, visto dove stai arrivando con le cifre, se il cassiere dell'eredità vorrà restare amico e amici con te, ce parli tu, con noi te lo possiamo garantire che sarà Amici per sempre, Amici Mai, la canzone di Venditti, Quasi Amici, il capolavoro cinematografico, e poi Amici Miei, il capolavoro assoluto, Amici Miei, con Tognazzi Moschini, Noiré del Prete e Duilio del Prete, appunto il capolavoro della commedia. Amici Miei, restare amici, sì. Noi sì, col cassiere ci parli tu, perché stasera hai vinto, perché la parola è Amici! Noi restiamo sempre amici di chi viene in credibilità, le nostre prof che festeggiano, siamo distanziati, ma come fossimo abbracciatissimi da veri amici. Ginevra, Sara, si fa festa, i nostri fuochi d'artificio sembrano veri, per quanto sono belli, invece di vero c'è la cifra, questa è vera, 280.000 euro in tutto, il cammino straordinario di questo ragazzo. Arrivato col suo sorriso che continua a regalarci cultura, sorrisi, divertimento, l'allegria di stare insieme, il piacere di chiacchierare con lui. Amici, speriamo di essere per sempre amici anche con voi a casa. Questo sarebbe il regalo più grande. E adesso c'è il TG1. Amici, tra amici. Ciao, amici. Buona serata. Noi siamo a festa, tra amici.